A tutti voi buonasera dal TG Maxx, Cattedrale di San Giustino Gremita, Chieti per i funerali di Remo Gaspari. Molti sindaci abruzzesi in fascia tricolore. Tra gli intervenuti il leader dell'UDC Casini, il ministro Rotondi e il presidente della Corte Costituzionale 40. La città di Chieti si è fermata per i funerali solenni di Remo Gaspari, il leader della Democrazia Cristiana, morto martedì scorso nella sua casa di Gissi, all'età di 90 anni. La corona del Presidente della Repubblica e poi a seguire quelle delle più alte cariche dello Stato e i gonfaloni listati al lutto della provincia di Chieti e dei comuni di Chieti e Gissi hanno aperto il corteo che ha accompagnato il feretro dalla sala consiliare della provincia alla Cattedrale di San Giustino. Accolto da un lungo applauso e dal picchetto d'onore interforze del 123° Reggimento dell'Esercito, Aeronautica, Carabinieri e Marina, a centinaia tra cittadini comuni, politici e amministratori hanno voluto portare l'ultimo saluto al pluriministro dell'Abruzzo. Una carriera nella DC iniziata nel 1946 e terminata con la fine della Prima Repubblica, ma Gaspari non abbandonò mai la politica, continuando a ricevere chi gli chiedeva consigli fino all'ultimo giorno. Decine di sindaci hanno raccolto l'appello del presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, a partecipare con la fascia tricolore alle esequie. Presenti il presidente della Corte Costituzionale, Alfonso 40, suo stretto collaboratore per 20 anni, il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, in rappresentanza del presidente della Camera, Gianfranco Fini, il ministro per l'attuazione del programma, Gianfranco Rotondi, l'ex presidente del Senato, Franco Marini, il senatore a vita, Emilio Colombo, poi il presidente della Regione, Gianni Chiodi, e il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, i senatori abruzzesi, Fabrizio Di Stefano e Giovanni Legnini, il segretario nazionale della CISL, Raffaele Bonanni, i presidenti delle province di Chieti e Pescara. Una bandiera bianca con lo scudo crociato, quella della DC del 1946, è stata adagiata sulla bara accanto ai fiori. Commosso il figlio Lucio Gaspari per l'omaggio reso al padre. In parte me l'aspettavo, ha detto, ma non di queste dimensioni. È la dimostrazione della sua azione politica per la regione e per lo Stato. In chiusura della celebrazione dei funerali di Remo Gaspari si sono succeduti diversi interventi. Sentiamo il ministro per l'attuazione del programma di governo Gianfranco Rotondi, il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, il presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppe Antonio e il presidente della regione Gianni Chiodi. Ricordo che lui disse, anche quando nella stagione di cespugli anch'io piantai il mio, disse: è inutile perché la storia della DC è stata grande, ma noi rischiamo di rivederci solo ai funerali, anzi non ci rivedremo nemmeno più. Ecco, voglio dirlo oggi, queste cose che io ricordo e che vi trasmetto, perché non mancherebbe altra occasione di farlo, vi danno il senso di una diversità profonda. Era grande perché era diverso da tutti noi, diverso dagli altri, capace dell'esercizio lungimirante e autorevole del potere. Noi siamo qui per dire grazie a Remo Gaspari, ad un grande uomo politico, ad un grande cattolico, ad un grande democratico cristiano, ad un uomo che ha servito la politica e non se n'è mai servita. E l'ha voluta servire, come ha detto il ministro Rotondi, fino all'ultimo della sua stagione. Dopo 20 anni dall'abbandono del Parlamento non terminava mai il suo servizio per gli altri. E questo suo modo di intendere un anelito autentico di solidarietà. Un protagonista assoluto della storia del nostro paese che non dimenticheremo mai. Essere qui è la forma di riconoscenza più vera di un popolo che vuole ricambiare l'amore che Gaspari nutriva per la sua terra e per la sua gente. Diciamolo pure. Con lui probabilmente oggi tramonta una stagione politica indimenticabile, forse irripetibile per la nostra regione. Tutti noi che l'abbiamo vissuta in prima persona al suo fianco ne siamo consapevoli profondamente. Quindi lascia una capacità per l'Abruzzo di crescere, di essere cresciuta, di essere quello che è oggi. E
Voltiamo pagina. L'Abruzzo stenta ad agganciare la ripresa economica perché è ancora affetto da fragilità strutturali aggravate dalle profonde modificazioni indotte dal sisma del 2009. Emerge dal rapporto 2010 Economia e Società in Abruzzo, elaborato dal Centro Regionale Economico-Sociali di Studi e Ricerche, istituito dalle Camere di Commercio d'Abruzzo. L'immagine che emerge dalla lettura del rapporto non è incoraggiante. La regione, che nel 2009 aveva fatto registrare una flessione del PIL superiore a quella media nazionale, con il meno 6,9%, nel 2010 torna a crescere ad una velocità modesta, più 0,7% rispetto al più 1,3% del PIL nazionale. In crescita le esportazioni, modeste sono le performance dell'industria e dei servizi e negative quelle delle costruzioni. Arriveranno a giorni nel capoluogo adriatico 30 militari per incrementare la vigilanza e la sicurezza sul territorio. La decisione del Ministero degli Interni è stata ufficializzata oggi al termine di un vertice convocato dal prefetto D'Antuono. Pescara potrà avvalersi della collaborazione dei militari per incrementare la vigilanza sul territorio cittadino. La decisione definitiva del Ministero degli Interni è stata ufficializzata questa mattina nel corso del vertice del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, convocata dal prefetto Vincenzo D'Antuono. Il capoluogo adriatico ha avuto l'assegnazione della dotazione massima di militari, ossia 30 unità, che arriveranno a giorni e rimarranno sino alla fine dell'anno. Lo ha ufficializzato il sindaco di Pescara al termine del vertice odierno che si è svolto in prefettura. Il governo cittadino considera la sicurezza una delle priorità del nostro territorio, ha detto Luigi Albo Remascia, come è stato ribadito già alcuni giorni fa, quando ci è stata paventata la possibilità di usufruire della presenza di personale militare in città. Evidente che Pescara, situata sulla costa, giovane, ricca di possibilità, comunque rappresenti un territorio particolarmente esposto a infiltrazioni sospette, un rischio che impone di mantenere sempre la guardia alta, pronti a intercettare eventuali situazioni a rischio. L'obiettivo ovviamente non è quello di militarizzare Pescara, né di trasformarla in un grande bunker, ma piuttosto solo quello di rafforzare la vigilanza nelle zone del territorio dove ancora si registrano delle criticità, specie nelle ore notturne. I militari svolgeranno lavori di perlustrazione e pattugliamento a piedi, coadiuvati dal questore Paolo Passamonti, indosseranno la divisa d'ordinanza e non la mimetica e si occuperanno della sorveglianza di obiettivi e luoghi sensibili come la stazione ferroviaria, le aree di risulta e Piazza Santa Caterina. È morto per la gravità delle ferite riportate Nicola Lommo, 88 anni, residente a Palata in provincia di Campobasso. L'uomo in vacanza a Basto, ospite della figlia che risiede in città, è stato investito questa mattina a Basto Marina mentre attraversava la strada in Viale Dalmazia. Alla guida dell'auto investitrice una donna di 38 anni di Basto, era indagata per omicidio colposo. Sotto shock la donna avrebbe detto agli agenti di polizia municipale di non essersi accorta della presenza dell'uomo sulla carreggiata. Spaccio di droga e lesioni personali. Con queste accuse la polizia di Lanciano ha arrestato un 35enne del posto che per 3 anni ha ceduto droga ad un giovane tossicodipendente che aveva finito per accumulare un debito di 10.000 euro per sanare il quale era stato anche picchiato e minacciato. Decisiva nelle indagini la collaborazione dei genitori del giovane che hanno capito le difficoltà del figlio e collaborato con gli investigatori. Un marchio DOC per le attività che hanno contribuito alla crescita economica e sociale della città, l'iniziativa è dell'amministrazione comunale di Pescara. Il Comune di Pescara ha intenzione di celebrare e valorizzare tutte quelle attività commerciali e artigianali che abbiano lasciato un segno nella città contribuendo alla sua crescita. L'iniziativa è stata curata dall'assessore Stefano Cardelli in collaborazione con le associazioni di categoria. L'assessorato si sta caratterizzando per la valorizzazione delle attività del comune, tipicamente, visto che in questa prospettiva europea un po' le caratteristiche peculiari delle attività vanno un po' a perdere il loro riconoscimento storico. Chi ha dopo 35 anni, quindi come minimo 35 anni di presenza sul territorio, partita IVA, anche continuità familiare, abbia un riconoscimento. Con la targa attività storica si potrà anche realizzare una rete di riferimento turistico e di qualità. Con questo marchio si ha una garanzia di professionalità, di continuità, di serietà, perché chiaramente chi riesce a mantenere un'attività in piedi dopo 35, come minimo 35 anni è importante. Oltre al riconoscimento di attività storica,
Il Comune di Pescara in verità sta pensando anche ad altri benefici più concreti, ma ascoltiamo anche Dino Lucente, presidente di Casa Artigiani. Dovremmo fare memoria su alcuni, dai calzolai ai sarti, eccetera, che ce n'erano di bravissimi a Pescara. Al di là della targa, che oltretutto, visto che è una bella targa fatta dal Comune di Pescara, bisogna veramente applaudire a Cardelli che ha recepito in pieno questa idea. Il sindaco di San Salvo, Gabriele Marchese, ha ritirato ieri sera le sue dimissioni dalla carica di sindaco. La decisione di rimettere il mandato aveva seguito la bocciatura il 29 giugno scorso del bilancio di previsione, che aveva avuto 9 voti a favore, 9 contrari e 2 astenuti. Domani mattina, scongiurato l'arrivo del commissario prefettizio con l'indizione delle nuove elezioni comunali, il sindaco spiegherà le ragioni della sua decisione. Guariranno in 10 giorni 2 agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Torre Sinello a Vasto, aggrediti da un detenuto marocchino. Il giovane di 21 anni, di recente trasferito a Vasto dal carcere di Reggio Calabria per scontare pene legate a reati contro il patrimonio, nel pomeriggio di ieri ha affrontato gli agenti ferendoli con calci e pugni e con una lametta da barba che aveva nascosto in bocca. Dopo essere stato bloccato, il giovane è stato denunciato per lesioni. Non chiare al momento le cause dell'aggressione, anche se pare che il nordafricano non abbia gradito il trasferimento nel carcere di Vasto. Voltiamo pagina. Fervono a Lanciano le prove per il primo concerto dell'Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile nell'ambito dei festeggiamenti per i 40 anni dell'estate musicale frentana. L'appuntamento è per domenica alle Torri Montanare. Luglio è il mese della musica per Lanciano ormai da 40 anni. Tanti sono gli anni dell'estate musicale frentana, i cui festeggiamenti culmineranno il 10 agosto con l'inaugurazione della Cittadella della Musica e il concerto della Notte di San Lorenzo, con la partecipazione del coro dell'Accademia Musicale Pescarese, della Corale 99 dell'Aquila e della neonata Corale Fenaroli di Lanciano. Intanto fervono le prove in città per il primo appuntamento concertistico dell'Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile. Dopo il corrispettivo periodo di formazione didattica, i 100 giovani allievi provenienti da 19 paesi e preparati da docenti di chiara fama internazionale daranno vita al concerto America Forever, dedicato a due famosi compositori americani. George Gershwin, considerato l'iniziatore del musical americano e uno dei musicisti più rappresentativi del Novecento, e John Williams, direttore d'orchestra e compositore famoso e apprezzato in tutto il mondo per le numerose colonne sonore di successo e vincitore di ben 5 premi Oscar per la musica cinematografica. L'appuntamento è per domenica 24 luglio alle ore 21:30 alle Torri Montanare. In caso di cattive condizioni atmosferiche, il concerto si terrà presso il Teatro Fenaroli. A Pescara invece, sempre domenica prossima, si svolgerà la festa dell'estate organizzata dal Rotary in favore del reparto di pediatria dell'ospedale Santo Spirito. Francesco Alfieri, presidente del Rotary Club Pescara Nord, che sarà protagonista di una festa dell'estate che però ha una finalità molto importante. Sì, la finalità della festa dell'estate ha scopo di beneficenza ed è rivolta ad un service che stiamo realizzando per l'ospedale di Pescara, per il reparto di pediatria. Ecco, queste sono proprio le finalità delle attività di club del Rotary in tutto il mondo. Vi siete distinti per una serie di iniziative molto importanti. Lei è di fresca nomina, ci può ricordare per esempio la prima cosa che ha pensato di realizzare? Beh, noi dal punto di vista, per quanto concerne la raccolta fondi, abbiamo pensato di realizzare un prodotto su iPad di larga diffusione in modo tale da cercare di avere un incoming di fondi anche fuori dal nostro territorio. Tornando al discorso della festa dell'estate, vi invito a partecipare tutti quanti. La serata si svolgerà con un ricco buffet, del karaoke, per stare tutti quanti insieme in amicizia e balli poi per chi ce la fa fino all'alba. Quindi ricordiamo la finalità, beneficenza in favore dell'ospedale di Pescara, reparto pediatria. Vogliamo dire anche che cosa farete, perché vi siete sentiti con i responsabili. Sì, ci siamo raccordati con il responsabile di pediatria, abbiamo fatto una mappatura delle esigenze e è venuta fuori una forte esigenza di donare all'ospedale di Pescara un carrello multifunzionale per le urgenze pediatriche.
grazie poi al dottor Lombardo, stiamo portando insieme questa iniziativa e si è reso veramente molto molto disponibile. Ecco, per chi volesse partecipare, un riferimento? r.nardinocchi@alice.it, accettiamo prenotazioni fino all'ultima ora e vi aspettiamo numerosi. E siamo alla pagina sportiva e in primo piano c'è il ciclismo. Lascia il patron del trofeo Matteotti Renato Ricci l'annuncio durante la presentazione della 65esima edizione della gara ciclistica internazionale per professionisti in programma domenica 31 luglio con partenza da Piazza Duca degli Abruzzi a Pescara. Al via 120 ciclisti, rappresentanza di 15 società. 65esima edizione è un'edizione, per me sarà molto importante perché è incominciata col 50° anno e io pensavo di portare avanti la corsa come avevo promesso a Fulvio Perna 3 anni. Il ringraziamento mio quest'anno va a tutti perché la manifestazione la lascio. È giusto che sia così perché dopo tanti anni bisogna avere anche il coraggio di lasciare anche una manifestazione che rimane sempre il fiore all'occhiello di Pescara dell'Abruzzo. Abbiamo trasmesso tantissimo, ho avuto tantissimo e quindi lascio non con commozione, ma lascio veramente felice perché io ho dato tanto, perché l'ho fatto sicuramente per Pescara e quindi io mi auguro che questa manifestazione adesso possa continuare in altra maniera, ne sono sicuro, con spirito nuovo, con interessi nuovi, con passioni nuove, perché è giusto che sia così, che dopo tanti anni uno faccia un passo indietro. Sì, io non avevo dubbi che saremmo arrivati all'obiettivo finale, cioè di organizzare anche quest'anno il Trofeo Matteotti, grazie all'impegno di tutti coloro che hanno passione per il ciclismo e soprattutto credono in questa manifestazione che è la più antica d'Abruzzo, che fa da stimolo per tante iniziative e che deve continuare a vivere con l'appoggio della regione, della provincia, del comune, perché è oramai diventata una classica, oltretutto è nata dopo la guerra, in un momento storico difficile. Quindi c'è tutto, c'è tradizione, c'è cultura, c'è passione, c'è sentimento. Sicuramente le istituzioni ci saranno, ci sono state in momenti di difficoltà incredibili come quelli che stiamo attraversando, io penso che ci saranno anche domani, ci saranno sempre, perché questa manifestazione deve continuare perché rappresenta la storia non soltanto di Pescara ma la storia di tutto l'Abruzzo. Ed era l'ultimo servizio in scaletta, vi lascio al Meteomax e vi auguro buon proseguimento di serata con i programmi di Telemax. Arrivederci.